Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi e oggi siamo qui ritornati su Stumble Guys perché ho deciso di seguire un vostro consiglio. Sapete che comunque ho iniziato da poco a giocare su Stumble Guys, anche se ho shoppato tantissimo, comunque non sono neanche 2 settimane che gioco e quindi ancora non sono proprio così forte. In particolar modo con la visuale mi impiccio ancora tantissimo. E quindi molti di voi hanno scritto: Gigi, guarda che puoi giocare anche con il pad su Stumble Guys Mobile. Quindi oggi sono qui, dopo aver collegato il pad sostanzialmente, a giocare su Stumble Guys. Ora, già ho fatto alcune prove, perché in realtà avevo provato a collegare il mio pad principale con cui gioco a Fortnite e solitamente utilizzo per giocare in generale ai videogiochi, ma c'ha tanto delay e anche i tasti sono un po' strani e ho visto che non sono tanto personalizzabili. Infatti credo che in questo video vi riempirò anche un po' di domande per vedere se qualcuno di voi sa. Per quanto riguarda invece questo dell'Xbox, questo proprio classicissimo Xbox, non ha delay, però allo stesso tempo ci sono un po' di problemi che vi spiegherò mentre gioco. Tra l'altro io so anche che Stumble Guys è disponibile su PC e ho pensato, perché non fare magari un video anche su Stumble Guys per PC, così per provarlo? Fatemi sapere sotto nei commenti se vorreste vedere un video del genere. Raggiungiamo però anche i 5.000 like, mi raccomando ragazzuoli, un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non siete fatto per non perdervi tutti i prossimi video. Mettiamo pronto e vi spiego un attimino quali sono i problemi dei comandi da pad, che ho visto, perlomeno ci ho provato, non sono personalizzabili. Poi ovviamente ragazzi, se avete consigli o sapete come fare, scrivetemelo nei commenti. Allora, innanzitutto si salta con questo tasto centrale qui, che è tipo scomodissimo, ma soprattutto non posso muovere la visuale in alto o in basso. Cioè io praticamente non posso muovere la visuale se non a destra, cioè oddio, vabbè, a sinistra o a destra. E la cosa bella è che lo faccio cliccando in alto. Tipo, guardate, clicco, scusate, vado in alto e la muovo a sinistra, vado in basso e la muove a destra. Fortunatamente per muovermi è molto facile. E l'unico problema appunto è che per saltare è un macello. Diciamo che il problema vero sono i tasti scomodi, perché salto con un tasto veramente scomodissimo. E l'altro problema è che la visuale, per muoverla in alto e in basso, devo utilizzare le freccette, ma funziona soltanto quella in basso. Cioè se clicco questa freccetta qui, vedete, la visuale va in basso, ma se clicco quella in basso non va in alto. Cioè non c'è proprio la possibilità di fare, o meglio di utilizzare il comando per rimettere la visuale in alto. Sarebbe stato comunque troppo complicato e quindi va bene così. Di conseguenza, dopo che vi ho spiegato tutti i problemi a cui andremo incontro quest'oggi, facciamoci una partita, spero seria. Spero, ma non credo. Cioè allora io credo che lo abbiano fatto apposta. Cioè io credo lo abbiano fatto apposta per nerfare quelli che vogliono giocare col pad sull'iPad, o comunque sul tablet in generale, su mobile. Però boh, cioè mi sembra anche un pochino esagerato. Comunque raga, tra l'altro io adesso sto provando a giocare in un modo un po' particolare. Cioè ho messo le mani in un modo un po' particolare. Cioè ho appoggiato il pad sul tavolo e sto giocando con le mani appunto sul... Ecco, ho fatto uno screen. Che cosa ho cliccato? Perché ho fatto uno screen sull'iPad? No, non lo so. Comunque vedete raga, la visuale non la muovo praticamente mai. E il problema è, cioè, il non poterla muovere davanti, cioè scusatemi, sopra o sotto, è un casino, perché io non posso vedere cosa mi aspetta dopo. Quindi oggi se faccio delle mappe che non ho mai giocato... Ah oddio, è vero, quello mi spinge così. Non me lo ricordavo neanche. Allora, fermi tutti. Oh mio Dio. Aspetta, posso provare a saltare lì? Sì. Ah, mi porterà... Ok, sì, direttamente lì in fondo. Oddio, sapete che non è malvagio? Ah, gioco meglio da mobile. Cioè, con i tasti classici del mobile. E fino a qui siamo tutti d'accordo. Però... non ce la farò mai. Non ce la posso... Ma raga, ma non è facile qua. Dai che lo supera all'ultimo. No, mi sa che ha fatto prima lui. Non ci credo, ha fatto prima lui, ragazzi, che sfiga. Tra l'altro, ragazzi, andando sui comandi, a un certo punto c'è personalizza comandi, ma ti fa personalizzare solo quelli da mobile. E sotto semplicemente ti fa scegliere dispositivo di comando gamepad. Per il resto ho cercato di vedere anche qualche tutorial in inglese più che altro in giro per il web, ma ho visto che quasi tutti stanno un po' in questo cioè diciamo hanno questo problema. Ora il dubbio è: non è che voi conoscete qualche altro metodo? Ecco, che mi piacerebbe provarlo. E o se no appunto tentiamo quello da PC. Ma comunque raga, io mi diverto e sto imparando molto velocemente anche da mobile, eh? Cioè quindi non è che ho di questi problemi, nel senso ultimamente stiamo facendo anche delle ottime partite da mobile, quindi non è che devo passare a giocare da pad. Era semplicemente una mia curiosità a provarlo
anche da pad. Ecco, tipo qui, ragazzi, ma io come faccio adesso a regolarmi? Cioè, adesso ce l'ho fatta, no? Ecco, tipo qui, devo vedere gli ostacoli davanti, non posso muovere la visuale in alto. Come faccio? Cioè, sono molto penalizzato. Cioè, ora ce la sto anche facendo perché più o meno ci sto prendendo la mano. Però, diciamo che non è facile per niente, ragazzi. Cioè, ve lo garantisco, non è facile per niente. Tra l'altro, siamo passati come secondi, quindi piano piano ci stiamo veramente prendendo la mano, lol. Ok, raga, allora, secondo round. Vediamo un attimino cosa riusciamo a combinare. Comunque, raga, oh, sto andando... Vediamo se passo... No, questo troppo veloce è infattibile, però piano piano ce l'abbiamo fatta. Ok. Oh, raga, so primo, eh. Allora, non sto muovendo la visuale ed infatti si vede, perché ho preso il paletto in pieno, l'ho ripreso. Raga, qua... Oddio, mo qua com'era? No, ragazzi, qua ci stanno... no, qua è fondamentale. Qua è fondamentale muovere la visuale. No. No, raga. Allora... No, dai, ma quanto ti lanci? Cioè, si è lanciato con una foga incredibile. No, mi hanno spinto gli altri, maledetti! Maledetti, mi hanno spinto gli altri! Vabbè, niente, raga, è andato. Quello è salito ormai. Ragazzi, con la visuale è un macello. Vabbè, quello si stava anche prendendo gioco di noi, non arriva neanche al traguardo. Va bene, va bene, va bene. Tento l'ultima partita, ragazzi, perché veramente mi stanno facendo male le mani. Cioè, praticamente io sto giocando con il pad appoggiato così. Con l'indice sinistro muovo il tutto. E con la mano destra muovo sia la visuale che... Cioè, sto tipo così, sto. Ma è scomodissimo. Cioè, credo che comunque prendendoci la mano non è neanche tanto male, perché comunque ti muovi con l'analogico. È molto più comodo rispetto al mobile, quindi su quello siamo d'accordo. Però non potendo muovere la visuale in alto e in basso, avendo una mano che deve fare 20 cose insieme, ecco, tipo qua è fondamentale guardare davanti, perché hai 2000 ostacoli. Come fai? Qua, ragazzi, credo che non andremo neanche a superare il primo round. Temo fortemente che non andremo a superare neanche il primo round. Però per adesso non stiamo andando neanche troppo male in realtà, eh. Meglio di tanti altri, sicuramente. Meglio di tanti altri, ragazzi, sicuramente. Ok, allora io me la prendo anche abbastanza con calma, perché tanto... Cioè, siamo tra i primi. Sì, no, raga, in realtà è abbastanza tranquilla. Molto tranquilla. Let's go, va bene. No, ragazzi, laser. Oh mio Dio, i laser. Non ci credo. Allora, forse però col fatto che io ultimamente con il laser stavo facendo schifo proprio perché mi scliccavo, con il pad tecnicamente non dovrei mi scliccare. Poi non è la finale, quindi... È un po' più semplice passare il turno in questo caso. Potrebbe non essere male in realtà per noi, eh? Potrebbe non essere male per noi, perché comunque sicuramente jumpare è molto più facile da fare con... Ecco, certo, mi direi che la visuale... no, raga, però il problema è la visuale. A jumpare jumpo molto meglio rispetto al mobile. Il problema però è la visuale, quindi... Invece di risolvere il problema della visuale, l'ho peggiorato praticamente con il pad, purtroppo con queste limitazioni che ci sono. Va bene, però siamo arrivati in finale col pad, raga. Siamo arrivati in finale col pad e ci sto giocando da solo 10 minuti, perché prima quando ho fatto le prove, prima del video, in realtà era solo per vedere i tasti. E va bene così. Ah, no. No, 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 raga, no. E come faccio? E come faccio? No, raga, questa... vabbè. Buoni tutti. Vabbè. Ai, 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 questa non ce la farò mai. Non ce la posso fare, ragazzi. Non ce la posso fare. Va bene. Però ci provo. E comunque già una vittoria. Vabbè. Non si è spaccato. Ok. Ah, è vero, perché devo giustamente fare il doppio salto, se no non si spacca. Madonna, ho rischiato tantissimo, eh. Ho rischiato veramente tanto. Ho rischiato. Ok, per adesso siamo ancora tutti, eh. Adesso siamo ancora tutti, raga. Ok, questa è un po' più... Oddio, che botta, raga. Madonna, che botte che danno. Oddio, 4 eliminati. Oddio, qua come passo? No, dovevo... Non ci credo. Secondi siamo arrivati. Dovevo... Raga, io in questa mappa sono talmente scarso e non sono mai arrivato a quel punto. E non sapevo di dover salire sul gradino e poi salire sul blocco grosso. Non lo sapevo proprio.
Mannaggia la miseria. E vabbè, raga, detto questo, fatemi sapere se vorreste il video su PC. Mi raccomando, lasciandomi il mi piace. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto. Tra l'altro non so neanche se posso collegare il mio account su PC. Anche di quello mi dovrò un attimino informare. Fatemi sapere sotto i commenti se avete altri consigli. Continuerò comunque a giocare da mobile, quindi tranquilli. E mi raccomando, lasciandomi il mi piace. Iscrivetevi al canale se ancora l'aveste fatto. Per me è tutto, ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzi.